Buongiorno carissimo. Buongiorno. Dove ci troviamo oggi di bello? Guardi, ci troviamo qui a Legino, località Legino naturalmente, in una gelateria che si chiama La Fabbrica del Gelato, dove abbiamo dei prodotti artigianali naturalmente e anche abbiamo questa piccola novità che è il gelato artigianale Bau, il gelato Bau per gli amichetti a quattro zampe. Molto interessante, ma uniamo subito le due cose, gli amichetti a quattro zampe e quel foglio che io ho trovato appeso al banco, un'iniziativa molto interessante che la vede anche un po' protagonista, sì. Essendo lei socio di che cosa? Allora, sono socio di questa associazione per i cani a disabili, per gli animali a disabili, e ho qui questo foglio perché sto tirando su dei fondi grazie a molta gente che mette dei soldini nella cassetta per riuscire a realizzare questo progetto che il signor Sonsogno Piero sta cercando di fare e spero vivamente che riesca a fare, perché è una cosa molto molto interessante per gli animali disabili e per tutto quello che ne porta dietro, diciamo. Un progetto nobile che ha preso inizio di recente, ma che vede già un seme di soci, di attività, ecco, un'attività come la sua, ribadiamo qui a Legino. Esatto. Ecco, ribadiamo ancora la specialità che la vede protagonista. Diciamo che la mia specialità, oltre al gelato artigianale per gli umanoidi, ho fatto anche questo gelato che per i cagnetti, perché sappiamo tutti che ai cagnetti fa male lo zucchero, e mi sono inventato questo gelato Bau, dove metto dentro degli elementi che a loro piace, per cui non gli fa male, e con l'estate logicamente anche loro godicchiano questo momento particolare con il loro gelato Bau, diciamo. Bene, direi ottime idee sia dal punto di vista dell'alimentazione, sì, ma soprattutto un progetto nobile che vede gli animali disabili e protagonisti. Esatto. Grazie. Grazie a lei, arrivederci, grazie.